È un po' casino, secondo me, farla demandata un po' la partita, perché magari poi sarò, ci troveremo, insomma, in disaccordo, però diciamo che secondo me, diciamo che non abbiamo giocato né bene, ma nemmeno male. Perché? Perché dal punto di vista, diciamo, tecnico, chiamiamo così, del gioco, a me non mi è piaciuto, cioè, perché sì, è vero, dici, ma a volte si è fatto magari quelle, no, triangolazioni, però quel gioco tutto addirittura passaggi di prima, giocatori che sapevano trovarsi, due volte magari. Altrimenti sbagliavi passaggi da 2-3 metri, cioè, così, e prendevi palla in maniera assurda. E che sì, quindi, appunto, secondo me, dal punto di vista del gioco, non è che siamo stati in granché. Però, appunto, secondo me questa volta la differenza, tra virgolette, si è vista, diciamo, diciamo sul piano della voglia, della grinta. Ecco, perché non tutta la partita, però soprattutto nel secondo tempo, a sprazzi, io ho visto Livorno che, a parer mio, sembrava voglioso di fare punti, ecco, di vincere, di fare qualcosa, di fare gol in questo caso, che però purtroppo a sfavore nostro non è venuto fuori alla fine. E quindi, come ho detto all'inizio, secondo me, né bene né male, ecco, perché ci sono stati pro e contro, diciamo, della prestazione, diciamo così. Comunque, parlando un po' della partita, che dire? Allora, a parer mio, innanzitutto, quanto riguarda il risultato, secondo me, no, sbagliato, però diciamo, è tra virgolette, ma di poco ingiusto, perché secondo me se alla fine si doveva andare a vincere noi, cioè se si andava a vincere noi non è che avevamo immeritato qualcosa, anzi forse siamo stati un po' più pericolosi di loro, però allo stesso tempo credo che il pareggio, anche se rimane a parer mio, anzi a parer mio, a me personalmente parlando, un po' d'amaro in bocca, credo che non sia completamente ingiusto. È ingiusto sotto certi punti di vista, ma ingiusto sotto altri. Perché va detto che anche il Frosinone, lasciando sta gli ultimi minuti, che Mazzoni in primis mi ha fatto un incurino, sì, ma tutta la squadra, vero, anche però si prendeva all'ultimo, diciamo che il Frosinone, anche se non ha fatto chissà cosa, un po' si è reso pericoloso, e quindi diciamo che secondo me era più giusto alla fine andare a vincere noi in questo caso, insomma, che alla fine c'era una vincente, in questo caso abbiamo detto noi, attribuito lo Dio. Però, diciamo, non è così sbagliato appunto dire pareggio, che questo qua è difficile dire sì, che di solito sarei più, avrei detto, mi si meritavano di va, questa volta cerco di essere più imparziale possibile per quanto riguarda il risultato finale, ecco. E quindi niente, sì, rimane, come ho già detto, un po' di mare in bocca, però è andata così. E tralasciando, appunto, la classifica, diciamo, e tralasciando appunto il fatto che se andava già contro il Frosinone ci può andare bene, ecco. Che poi fra l'altro, questa è una piccola riflessione, un piccolo pensiero che mi sono fatto svariate volte e me lo sono rifatto anche oggi. Allora, questa non c'entra poco, con la partita, però è una cosa mia. Io sono d'accordo sul dire che per quello che cioè per come si gioca, per quello che Livorno ci fa vedere, sarebbe ingiusto, non dire arriva a playoff, ma perlomeno lottassi alla fine, proprio arriva in finale, sia playoff, se mai ci dovessimo arrivare. Perché? Perché la squadra effettivamente rende poco, non gioca bene, poi i risultati non sono veri lì che si speravano tutti, e bla bla bla, sono d'accordissimo. E addirittura sono il primo a dire che se si fa playoff è già un miracolo, e ci sono altre squadre che secondo me forse se le meritano. Poi oh, magari alla fine non ci si va, però momentaneamente non so nemmeno se siamo in zona playoff, vabbè, non l'ho guardata la classifica. Comunque, però allo stesso tempo io vedo anche, in questo caso parlo del Frosinone, io ho visto anche un Frosinone, ho visto magari anche all'andata, che si è cambiata per la squadra del Bologna, ho visto un Carpi laggiù, io credo che quest'anno comunque non ci sia una vera e propria, cioè, quello che voglio dire, non c'è una vera e propria squadra che spicca in confronto alle altre. Sì, in classifica sì, il Carpi, che è ormai buona, ha 87 punti dalla seconda,
Anche il Carpi in sé per sé qualitativamente non è quella grandissima squadra, però gioca con la voglia, ovvero io mi hanno sempre detto, dove non ci arrivi a piedi ci arrivi alla grinta, e se me il Carpi il pallino, diciamo, la cosa di loro è questa lì. Cosa voglio dire con questi discorsi? Voglio dire che comunque sì, è vero che noi è giusto, perché è obiettivo realista con questo aumento, è vero che noi siamo la grande squadra, però anche vedendo le altre non è che alla fine dici te, boh, è già tanto essere lì. Frosinone oggi, con tutto il rispetto, forse perché magari è non so, un periodo no, forse non è una giornata, forse era fuori casa, quello che vi pare, però non è che abbia fatto che sia la grande squadra. Poi io, magari da qui alla fine del campionato, comincia a vincere tutte meritatamente alla stragrande, e arriva secondo e va diretta in Serie A. Però ti dico, momentaneamente io credo che non ci sia nessuna squadra che, da di, come poteva essere, perché noi tanto la guardavo l'anno scorso il Palermo, che dici te, loro sì che erano forti. Li vedevi, erano un'altra categoria, come si dice. Io quest'anno è che vedo delle grandi, cioè almeno una grande squadra di boia, questa merita di andare lassù, cioè merita il Carpi, però a livello di qualità non credo che ci sia nessuna cosa. Vabbè, piccola riflessione che è riferita soprattutto, se mai qualcuno guarderà, a quelli che magari dicono che Livorno non è, cioè che altre squadre in confronto a Livorno meritano di andare più su perché sono più forti anche a livello di giocatori. Boh, ci troviamo d'accordo a metà. Comunque, vabbè, torno alla partita. C'è da di altro, perché ho allungato questo discorso qui, perché oltre a dire che la prestazione era stata mezza e mezza, mettiamo così, cose da particolari che da dire non ci sono. Voglio fare ancora una volta, perché quest'anno l'ho fatta svariate volte, complimenti all'Ambrughi che si dimostra veramente, e non è che lo dico perché sono delle buone giornate, la mia squadra che tifo, ma lo dico perché vedo un po' quali sono, no? Diciamo le alternative, e credo che momentaneamente, anzi quest'anno, sia uno dei terzini sinistri esterni, mettiamolo così, più bravi, più forti che ci sono nella categoria, ovvero nella Serie B. Quindi complimenti alla Brughi, perché a parte che migliorerò tantissimo, anche molto più sicuro, a parer mio. Però no, sono contento, mi dispiace un po' infamarlo, andare magari qualche annetto fa, perché ho sempre infamato parecchio, però quest'anno mi ha sorpreso positivamente, meno male. Poi c'ho da dire, e quindi diciamo che secondo me oggi l'Ambrughi è stato il top, dato che hanno un po' di top e flop. Flop, allora, veri e propri non ce ne sono, perché ci sono quelli che hanno detto un po' peggio, però non hanno giocato stramale. Diciamo, no, non so nemmeno chi è il flop, perché comunque credo che la squadra 6, 6 e mezzo, per alcune se la merita, forse ha giocato in maniera sufficiente. Diciamo, forse un po' il floppino è stato Mazzone alla fine, forse no, Maicon per alcune cose, Biagianti per altre, Galabino per altre, che poi fra l'altro Galabino, caro mio Galabino, che meno male ora sta lì giocando un po' meglio, anche se non a livelli top, però oddio, no, è giusto, ogni tanto fa anche l'assist man, magari se si fa anche d'attore, se ti abita, e dico, ma perché ogni tanto non tiri, maledetta la miseria, e a volte appunto fa passaggi che ci potevano anche stare, ma ci poteva stare secondo me più meglio, no, più meglio non si dice, vorrei dire più bene, vabbè. Ci stava meglio tirà piuttosto che fare il passaggio del cazzo che ha fatto a volte. Vedi bello lì a Beninghiero, Lambrughi, non mi ricordo, nel primo tempo, che poi si è perso palla. E tiro ogni tanto, che ce l'hai il tiro. Magari tiri una bomba, la scazzi e va nel set e fai go, no? Vabbè. Niente, il video finisce qui, quindi diciamo un commentino questo. Mi dispiace se sono un po', come si può dire, oh, vago sulle cose da di, però non c'ho da di altro. Contento non sono, per amor di Dio, per quanto riguarda il risultato, perché preferivo alla fine, soprattutto il risultato vince, e magari preferivo ancora di più vincerla meritatamente. Però va anche detto che, ok, anche se la prestazione è stata eccellente o buona, è stata sufficiente, più vai. Però, cioè, io vedo comunque dei miglioramenti, che io spero che questi miglioramenti video dalla prossima, boom, si facciano vedere definitivamente, perché tra prima fine del campionato. Però, meglio tardi che mai, se proprio devo scegliere. Quindi, meno male, va così, a parer mio, si vede.
Niente, finisce il video commento. Ci vediamo alla prossima, va bene? Vai. Ciao a tutti.